volevo sempre da ragazzino. Io andavo al cinema e vedevo attori, e De Orto andavo addirittura dietro, e Quinto per vedere se stavano lì dietro, no? Ed in me pensavo sempre, dico, ma io sono capace pure io a fare così, Beh insomma. sì, non tutti so che Ma fanno. ci ho avuto sempre questa ispirazione del cinema, ma che venisse non ci ho mai pensato, come non ci penso ancora adesso che io faccio il cinema, Invece a capisci? me Cioè, no, a me Pierpaolo, ma proprio, cioè, è quasi istigato lui, perché, cioè, non è che per dire che io valga tanto, non lo so, anzi, assolutamente, non vorrò mai saperlo, so chi sono io a base, però Pierpaolo mi ha istigato da dirmi, no, tu sei capace, quando io non lo sapevo, me ne fregavo. qui si sta girando un film dal curioso titolo, Casotto. C'è Ugo Tognazzi, ci sono Mariangela Melato, Paolo Stoppa, Gigi Proietti e addirittura la bambina prodigio di Taxi Driver, Jodie Foster. Il regista è Sergio Citti, allievo di Pasolini e autore di due film personalissimi, Ostia e Storie scellerate. È un regista naif, apparentemente candido, che ha l'aria di scoprire sempre il cinema e di meravigliarsene. Dato che io quando faccio le cose le faccio nei ricordi, perché i ricordi secondo me è l'unica cosa sincera, non possiamo essere falsi con i ricordi. E ho fatto una cosa un po' come un ricordo, e quindi ricordo un posto così, è un casotto fatto così. E in questo casotto cosa succede? Succede queste storie, che poi sono quasi la stessa storia, che è un po' delle cose più semplici e più banali della vita, che tutti le nascondono perché si vergognano di questi che loro chiamano difetti, invece penso che siano pregi, perché ci si potrebbe ridere su queste cose. E queste cose purtroppo le persone le ammettono, coscientemente o inconscientemente, o le sentono soltanto quando stanno nel gabinetto di casa propria. Però fare un film tutto dentro un gabinetto era un po' complicato perché era piccolo. E quindi ho scelto un casotto dove la gente si spoglia. Nel momento che sta nel casotto, che un po' si spoglia, è come se stesse al gabinetto di casa propria. Nel momento che sorte dalla porta, un fatto che io non farò mai, cambia, ricambiano tutti questi personaggi. È meglio, no? Senti, mi è stato detto che il salò era stato pensato per te, è vero o Sì, no? l'avevo cominciato a scrivere io. E come mai non l'hai fatto? È perché per me era poi difficile difenderlo, insomma, come avrei fatto io a difendere Salò? Non avrei potuto farlo così bene come l'ha fatto Pierpaolo. E tu rimani sulla sorta, uscendo di campo e rientrando un minuto dopo, cominciando a dire Gesù non ti ho seguito per nulla. E adesso sono andato a bruciare il cuore e mi Ma come sei riuscito a mettere insieme tutti questi attori? Ma sai, queste sono cose che a me mi sfuggono, cioè come funzionano in verità. Io l'ho fatto sullo slancio credendo un po' alla simpatia, all'amicizia, che conoscevo un po' così qualche attore, gli ho accennato la cosa e loro mi hanno detto sì, la facciamo perché ci piace, è molto divertente l'idea, e l'hanno fatta. Ma è vero che loro prendono pochi denari? Sì. E partecipano quindi Sì, anche io, agli tutti quanti, incassi. sì. Credo che sia la prima volta in Italia che non sia mai successo, Intanto non è la prima volta che io faccio questi tipi di cose, anche se il pubblico lo sa, non voglio per questo sembrare una Giovanna d'Arco, ma io trovo sia molto giusto, vuol dire, si rischia per qualcosa, si rischia insieme, attori, produttori, regista. Non avviene molto spesso, insomma, ma quando succede sono ben felice di esserci. c'è qualche cosa che vorresti fare ad ogni costo e che non hai fatto? Ma ancora no, ancora no. Cioè, quello che hai fatto era esattamente quello Sì, che volevi fare. quello che viene, ma che voglio fare? Tocca fare quello che viene. È inutile accorarsi per cose che non ci stanno, non ci penso nemmeno. Quindi, E andrà bene. speriamo, io stanotte mi sono sognato di sì. Allora, è questa la conclusione? Bisognerà andare a cercare nel libro dei sogni il futuro del nostro cinema?
In tanta confusione almeno un punto è sicuro. I giovani registi non sono poi tanto arrabbiati. Non lo sono più. Vogliono fare un cinema senza aggettivi, né militante né contestatore. Se questo sia un flusso o un riflusso, si vedrà dalle opere, che possono essere anche molto diverse dalle intenzioni. Sergio Citti, tuttavia, ha già riassunto, con una sorta di buonsenso popolare, una filosofia assai realistica. Bisogna fare quello che viene. È inutile cercare quello che non c'è. Adesso sono dannato a brucare nel fuoco eterno. Per colpa di quelle due. Oh, Dio della Madonna! Dove va? Vai. Odore, 51 sette prima. Daffi! Dove? Vai, Ugo! La vita è corta, l'anima dura fino all'eternità, e io ho destinata all'eternità di dolore. Per colpa di quelle due. Ho seguito il diavolo. Ma io non volevo, non volevo! Se tu mi ti domandano il grande vittoria! No! Subito un'altra! Sergio Citti, quattro film. Ostia, Storie scellerate, Casotto e adesso Due pezzi di pane. Forse bisognerebbe pronunciarlo tutto di seguito. Due pezzi di pane, come ha precisato un critico cinematografico. Ma i critici cinematografici sono così precisi sempre nei confronti del tuo cinema? Lo capiscono il tuo cinema? No, non si fa capire un cinema. Già è sbagliato quando si critica. Perché si critica un film? Io a fare un film ci metto un anno. Uno con due parole ha fatto tutto. Quindi sì, c'è gente che cerca di capire, ma non è tanto il capire. Ho letto delle critiche buone, meno buone, negative, e ho visto che c'erano dei critici che hanno scritto bene, ma non perché hanno capito il mio film, ma perché è arrivato il mio film. Il mio film è se arriva, piace, quindi non va nemmeno criticato. Ma alcuni critici hanno parlato di nostalgia degli anni 50, di riflusso, il riflusso, questo fantasma che si aggira per il paese. Ma tu sei fra i responsabili di questo riflusso, sì? No, riflusso è una parola coniata, falsa, che non serve a niente, che poi si è fatta per i giovani, e i giovani non hanno nostalgia. Di che hanno nostalgia i giovani? E la mia non è nostalgia. Io amo la vita che è passata, perché solo quella conosco, e non posso amare quello che verrà. Quindi non è nostalgia. Io amo molto quello che è passato, perché io credo di aver vissuto, e quindi è giusto che ami la vita che è passata e ho conosciuto. Quindi non è un riflusso il mio. Forse loro parlano così perché forse non hanno mai vissuto, chi lo sa. E allora hanno inventato questa parola riflusso. Ma tu vuoi dire non hanno mai vissuto o non hanno mai vissuto questa realtà sottoproletaria delle borgate nella quale realtà è ambientato il tuo film? Ma sai, non è ambientato in borgata il mio film. Il mio film è un pezzo di mondo che può essere collocato in qualsiasi parte del mondo. Potrebbe stare a New York, in Francia o a Tokyo. E quella è un'altra definizione.